Vedetta, il porto è in vista, suona il gong. Subito. Altezza, ecco qui l'ambasciatore del principe delle isole Ryukyu. È un grande onore trovarmi alla vostra presenza, principe Shimazu. Benvenuto fra noi. Quali notizie ci avete portato? Sappiamo che il vostro principe è attualmente infermo. Sì, da più di un mese ormai. Si è sentito male durante un banchetto e da allora non ha più recuperato le forze. E cosa prevedono per lui gli indovini? Secondo la maga Orea avrebbe ancora un anno di vita, ma è come fosse morto, perché non comprende più quello che gli si dice e non è più in grado di parlare. Allora salirà al trono il principe Fusamaru, suo figlio. Così dovrebbe essere, ma purtroppo il principe è impazzito. Come? È impazzito? Sì. Forse per il dolore di ciò che è accaduto a suo padre, ha perso il lume della ragione. Come sta? Ecco! Ammazzo! Il demone! Altezza, che fate? Per carità, tornate in voi! Eccolo! È lui! Il demone! È uno spettacolo che stringe il cuore, vederlo ridotto come ridotto. E che fa Satoe, mia figlia, che gli abbiamo mandato per istruirlo? Cosa dice lei? Satoe è più angosciata di tutti noi. Mi ha dato l'incarico di salutarvi. Grazie, ma non vi ha consegnato una lettera? Le è mancato il tempo di scrivervi. Non si stacca mai dal suo pupillo. A proposito, bisognerà pensare alla successione. Ma a questo avremo tempo di pensare dopo. Adesso vorremmo esaminare i tributi, se permettete. Possiamo procedere, Altezza? Fate. Allora vediamo queste merci. Verifichiamo. Leggi la lista. Sì, signore. 100 pezzi di seta, 200 di cotone, 100 pezzi di velo, 100 barili di sakè. Qui dentro vi sono tutte le cose più preziose, vale a dire doni personali del principe Amawari. E chi è mai? Un parente del principe? Il cugino, precisamente. Aprite. Subito. Queste stoffe sono state tessute apposta per il piacere del principe Shimazu e della sua consorte. Tu!
Cosa vuoi dire al principe? Parla, glielo dirò io. Parla. Ma insomma, mi volete spiegare? Io ne so quanto voi. È la prima volta che vedo quella donna. Chi era? Parlate. Era una ragazza di nome Cio, figlia di un dignitario della nostra corte. E perché era nascosta nel cofano? Sono mortificato, ma non so proprio che cosa dirvi. Comunque non ci riguarda. Una cosa però è certa, che se il fatto si risapesse, lo Shogun ne farebbe responsabile il nostro principe. E io so bene cos'è la collera dello Shogun. L'ho provata. Avanti, fatela sparire. Sta bene. Voi siete quelli che sono arrivati stamattina dalle Ryukyu ricevuti con tutti gli onori. E perché adesso uscite di nascosto da una porta secondaria della reggia? E tu chi saresti? Non importa chi sono. Quello che importa è che sono molto curioso. E cosa vuoi? Voglio vedere cosa c'è in quel cofano. Mai. Lo vedremo. Provaci. La cortesia non è il vostro forte. Comunque io non indietreggio davanti a una sfida. Fermati! Levati! La famosa lotta delle Ryukyu, eh? Non avevate pensato che potessi conoscerla anch'io, la vostra lotta, eh? Non vi avvicinate! Questo potrebbe essere il capo di una brutta matassa. La nave che viene dal tuo paese si è avvicinata. Non venire su. Va bene. Ma che si fa? Chiedilo a Enka. Che si fa? Che ne so, chiedilo a Yashi. Thank you.
casa di Irat. Via! Parlarvi. Ma ha detto da dove viene? Sì, è un marinaio della nave che è arrivata oggi. Tu volevi parlare con me? Chi sei? Un amico. Mi manda vostra figlia Satoe. Ti manda mia figlia? Sì, signore. Devo dirvi delle cose molto importanti. Non l'ha voluto scrivere perché è troppo pericoloso. Sappiamo che... Che c'è? Di! Servi! Aiuto! Venite! Presto! All'assassino! All'assassino! Corri, corri! Giù! Ecco là! Oh. Ha troppo vantaggio, è inutile inseguirlo. Scusate. Questa freccia è tipica del Ryukyu. Sono imbevute col veleno del serpente Abu. Fulminato. E a momenti ci restavate anche voi. Sapete dirmi il nome di quest'uomo? Ditemi prima voi il vostro nome, visto che siete in casa mia. Sono in viaggio di piacere. Bisogna ammazzare il tempo in qualche modo. Vigliacco! Cosa vi prende? Siete una spia dello Shogun! Spia? Sicuro, una spia! Non lo negate! Fate tacere i vostri risentimenti, Hirata. Voi non sopportate il governo dello Shogun perché una volta avete sperimentato la sua collera. Ma Satsuma è uno stato dell'impero e voi ne siete il primo ministro. E per questo vi dico, il vostro dovere è pensare soltanto al bene del vostro paese. Badate a quello che sta succedendo nelle isole Ryukyu. E ricordatevi di vostra figlia. Io non sarei molto tranquillo al vostro posto. Satoe è in pericolo. Questi doni sono per voi, personalmente da parte di Amawari. E che cosa vuole? Come già ho detto al vostro principe, il nostro principe ereditario ha perso il senno, perciò il successore potrebbe essere lui. Non ci sono opposizioni a Okinawa? Purtroppo ci sono molte opposizioni. E appunto per questo Amawari ha bisogno dell'appoggio dello stato di Satsuma. E data la vostra influenza sul principe... Silenzio! Ricordatevi che parlate con un samurai. E che per un samurai l'interesse non ha valore. Scusatemi, vi prego, se vi ho offeso. Non ne avevo intenzione. Sta bene. Grazie. Certo però che un successore bisogna designarlo subito. Altrimenti potrebbero nascere dei disordini alla morte del vecchio principe. Perciò vedrò io. Ne parlerò al mio signore e spero di riuscire. Vi farò chiamare. Governante del principe m'avrebbe certo scritto. Non m'avrebbe tenuto all'oscuro di cose simili. Allora, l'ambasciatore ha detto il falso? Temo di sì. Soprattutto se pensa a quella donna che hanno ucciso ieri e all'altro disgraziato ammazzato dopo a casa mia.
Chi hanno ammazzato? Un certo Koroku che diceva di venire da parte di mia figlia Satoe. È stato ucciso da una freccia avvelenata lanciata da una mano sconosciuta proprio mentre stava parlando. Ed è a questo punto che è apparso un samurai di Tokyo che si chiama Sotome. Come? Un samurai di Tokyo? Sì. Non so se simulasse allo scopo di intimorirmi. Non pareva sorpreso dell'accaduto. Altezza, io vi scongiuro, usate ogni prudenza. Anzi, vi consiglio di mandare ad Okinawa qualcuno di fiducia. Qualcuno che possa riferirvi fedelmente che cosa sta succedendo alle Ryukyu. E chi proponete? Data la delicatezza, fareste bene a mandare noi due. Approvo. Andrete voi. Grazie. Quella lì è Okinawa? Sì, signore. Che cosa facciamo? Andiamo subito alla reggia? È meglio di no. Voglio parlare col residente. Così avremo una prima idea di come regolarci. Che cosa guardate? Guardavo se qualcuno ci segue. Penso ancora a quel Sotoma. Non è da voi, Irada. In fondo è un uomo anche lui, no? Non un demonio. Parlate così perché non l'avete visto. Dobbiamo stare attenti. Pilota! Eccomi! Dimmi dove siamo. Sì. Siamo all'altezza di Yonara. E da Yonara, andando via terra verso nord, si arriva alla reggia, no? Sì. Kichibe! Eccomi! Punta dritto sulla costa. Subito! Tutta a sinistra la barra! A sinistra la barra! C'è un morto! Dove? Che stai dicendo? Eccolo là! Là! È il residente! L'inviato del principe di Sassuma! Sei sicuro? Sì! Quest'uomo è caduto per compiere fino in fondo il proprio dovere. È chiaro che era in viaggio per andare a Sassuma a riferire. Ma una mano omicida ha saputo impedirglielo. Ora aspetta a me vendicarlo. E voi mi aiuterete? Sì, sì, signore. Tedone chiede di parlarvi, Altezza. Ah. Su, vieni avanti. Com'è andata? Una ragazza qui della reggia si era nascosta dentro un cofano. Voleva parlare al principe Shimazu. Cosa? E gliel'avete permesso? Per fortuna l'ambasciatore Kadairano è riuscito ad ucciderla e così non ha avuto tempo di parlare. Ma il principe ha mandato qui due suoi ministri a indagare. Ho capito. Sarà opportuno che vada alla reggia. Ordina il palanchino. Subito. Stanno venendo qui alla reggia.
Per fortuna non è in grado di dire una parola. Tu comunque non ti muovere dal pe. Non bisogna lasciarli un istante. Sta bene. Arrivano gli ambasciatori di Saxuma, Altezza. Benvenuti a Okinawa. Il nostro principe si scusa, ma è ammalato. Vi riceverà Sua Altezza a Mawari. Seguitemi. Un momento. Voglio prima rendere omaggio al principe. Il principe è molto ammalato. Sua Altezza Mawari... Io devo vedere il principe, così mi è stato ordinato. Va bene, seguitemi. Principe Shimazu, ed è a suo nome che vi porgo gli auguri per la vostra salute. Come vi porgo l'espressione del suo dolore per quello che è accaduto a vostro figlio. Mia figlia Satoe non mancherà di spiegarvi com'è accaduto questo. E se la colpa è sua, sarà punita. Ma forse è solo il volere degli dèi. Benvenuti qui. Sono il principe Amawari. Hirata, consigliere di Satsuma. Osako, secondo consigliere. Grazie di essere venuti da tanto lontano. Ho sentito che vorreste andare a trovare il principe ereditario. M'è andato con la maga Orea al santuario della dea Mamisa. E purtroppo la dea non ama i forestieri. E va bene, aspetterò. Ma quando ritornerà? Deve restarci un mese. E quanto manca? 20 giorni, se non sbaglio. E io sono convinto che ritornerà guarito completamente. Intanto, se non avete urgenza di tornare a Satsuma, potrete stare qui, ospiti graditi del principe e miei. Aspettate, voglio assaggiare. Sì, bevete, prego. Domani vi farò ammirare nella mia umile dimora la divina Momoto. E chi è questa Momoto? La più affascinante delle danzatrici. Padre! Oh, Momoto! Ma ci sono ospiti? Kanaki ci ha portato adesso un ospite importante. Viene dal Giappone, pensa. Da dove? Da Satsuma? No. È la sorella di un samurai di Tokyo, Sotome. Hai detto Sotome? Sì, c'è anche lui. È andato fino al fiume insieme ai suoi servi. Ma perché sono venuti? Ma hanno chiesto ospitalità e gliel'ho data. Tu dovrai intrattenerli. Oh. Prego, non volevo disturbarvi. Ma che... Questa è mia figlia che fa la danzatrice a Okinawa. È brava, dicono. Il mio nome è Momoto. Io mi chiamo Sotome. Molto onorata. Vi vorrei parlare confidenzialmente a riguardo di quanto succede alla corte e a Okinawa in genere. A vostra disposizione. Permettete? Prego, prego. Che fate voi due? Sveglia! Ero rimasto abbagliato. Una bellezza simile non si vede neanche a Tokyo. Sta zitto! Venite. Sì, signore. Scusate, incantatrice. Negiei,
Tu va pure a casa. E voi non venite? No, rimango. Ma Sua Altezza Mawari? Vieni a prendermi domani. Va pure. Cheneghiei, Altezza. Cheneghiei? Sì. Parla pure. Sì. È arrivato un samurai di Tokyo con la sorella. Sono nascosti in casa di Momo. Un samurai? Sì. Di Tokyo? Sì, l'ho visto io. Chi sei? Sono mandato dal principe Amawari. Va bene, passa. Chi va? Mi manda il principe Amawari. Va bene, passa. Yamaguchi! Oh! Comanda! Nella casa di Shoshi c'è un samurai, è spia dello Shogun. Bisogna levarlo di mezzo immediatamente. Seconda squadra! Eccoci! In piedi! Pronti! Molto strano. Tutti quelli che sono venuti qui dal Giappone, meno i due ambasciatori di Sassuma, sono andati in qualche posto oppure sono spariti. Stati uccisi come è stato ucciso il residente. E la governante? Anche lei è sparita, non è vero? Si dice che sia andata insieme al principe ereditario al santuario della dea Mamisa a pregare. Perché guarisca? Così pare. Falso! La cosa è più grave di quanto io non credessi. Ho paura che nemmeno noi torneremo a Tokyo con le nostre gambe. Ma che ridere! Al padrone piacciono gli scherzi. Io non sto affatto scherzando. Dobbiamo stare attenti. Vediamo il vostro destino. Eh? Ecco qui. Potenza degli dei, c'è un grave pericolo, un pericolo molto vicino. Ah sì? Padrone! Che ci vedi? Padrone, stanno arrivando una trentina d'uomini armati, li ho visti. Vicini? Sì. Bene. Chiudete le porte. Sì. Spegnete le luci. Sì. Restate qui. Non uscite. Va bene. Che cosa volete qui? Andate via! Andate per le spicce in quest'isola, vero? Thank you.
aiutare il padrone. Su, su, corriamo, corriamo! Ma perché non gli corriamo dietro? Non aver fretta, ritorneranno. Anche troppo presto. Ma questa lama non è giapponese. Andiamo a questo santuario. Sì, ma perché oggi? Ci ha invitato a Mawari. Basterà che ci vada tu. Ciò diamo. Sì. Sentite, Momoto, ho bisogno di voi. Va bene, disponete di me. Sorella, tu dovrai introdurti nella reggia. Sarà... Sì. Posso entrare? Sono venuto a prendervi, mia signora. Va bene, entra. Grazie. Neghiei. Dite. Ieri sera ti sei preso il disturbo di mandarci qui degli ospiti. Ti ringrazio. Non so proprio di che cosa state parlando, signore. Chi volete dire? Silenzio! Tu lo sai benissimo chi voglio dire. I banditi che sono venuti qui ad assalirci. Io? Ma io non ne so niente. Zitto! È questa la fedeltà che hai verso la tua padrona? Sei un traditore, nient'altro che uno sporco ingrato traditore. Ma è finita. Allora mia sorella viene con voi alla reggia. Sì. Dirò che sei un'allieva. Sì. Itetsu, sì. Porta loro al sicuro a bordo. E leva quella carogna. Sì, ma voi che volete fare? Dare il principe ereditario. Andrò al santuario. Siete voi la maga Orea? E voi chi siete? Un samurai di Satsuma. È qui il principe Fusamaru? Su con la governante Satoe. Stanno pregando nel luogo sacro della dea Amamisa. Per favore, accompagnateci. Questo io non lo farò mai. Nessuno è permesso avvicinarsi a chi sta implorando una grazia alla dea Amamisa. E se voi lo farete, conoscerete la collera della dea. Non importa. Io devo parlare al principe. E voi osereste sfidare la volontà della dea? Sicuro. Se quello che faccio è giusto, la dea mi perdonerà. E allora fate come vi pare. Da quella parte. Thank you.
siete con quegli altri due? Lady Satsuma, io gliel'avevo detto, ma non mi hanno ascoltato. Tornate da dove siete venuti, se no finirete come loro. Capisco. E immagino chi è che ci ha preceduto. E immagino anche cosa ne è stato di loro. Uno dei due era un vecchio che cercava la figlia della quale non sapeva più niente da tanto tempo. E tu l'hai fatto ammazzare, eh? Rispondi. È così, vero? E morrai anche tu! Seguitemi, presto! Sì, eccoci. Su, presto! Siamo amici! Fatevi forza, su! No, non vogliamo il vostro aiuto! Ma stupido, guarda che razza di gratitudine! Se l'avessi saputo... Sta zitto, tu! Io... C'è una cosa che non sapete. Che il vostro residente qui è stato assassinato. Abbiamo trovato il suo cadavere in mare. La situazione è più grave di quanto non crediate. Vostra figlia e il principe, dove sono? Mi hanno detto che erano su, ma non ci siamo potuti arrivare. Adesso vado a vedere, state qui. State tranquillo, ci siamo noi. Noi facciamo per 500. L'altr'anno a Yokohama c'era un pirata che spargeva il terrore. Arriviamo noi? Sono stato su, ma non c'è proprio nessuno. Ma forse ci sarà una casa... Nelle vicinanze no. Ma chissà dove sono. Bene, Momoto. Oggi hai veramente superato te stessa. Siete troppo buoni. Oh, è la verità. Senti, va di là adesso, ma non te ne andare, però. Dopo vogliamo ammirarti ancora. Sarà un onore per me. Andiamo di là a parlare un po'. Prego. Adesso parlano. Prego. Dunque, ho già detto,
Per quella certa questione, io faccio assegnamento sul vostro aiuto. Già, io ho tutte le buone intenzioni di aiutarvi, però bisognerà fare i conti col mio collega Hirata. Non abbiate preoccupazioni se è solo per questo. Hirata è incorso nella collera della dea. E ormai, purtroppo, lui non è più di questo mondo. Come? Stando così le cose, non dovrete far altro che tornare a Satsuma. Informare il vostro principe della morte del suo consigliere, della pazzia del principe ereditario e naturalmente proporre me come successore quando morirà il principe Shotei. E riceverete per tutta la vita tributi pari a quelli del principe. E a quanto equivalgono in peso d'oro? A 700 liang d'oro fino. Vi verrà dato l'oro o le derrate, come vorrete voi. Va bene? Non basta. Ma oltre a tutto questo, c'è per voi una bella ragazza. Che ne dite di Momoto? Se accettate, ve la darò come compagna finché resterete qui. E in seguito poi ve la manderò a Satsuma se questo vi farà piacere. Cosa decidete? Farò del mio meglio, non dico altro. Bene, poche parole bastano per chi vuol capire. Mi fate male. Zitta. Cosa stavi facendo là? T'ho chiesto che cosa stavi facendo. Rispondi. Che succede? Che succede? L'ho sorpresa che spiava. Ma così la farete morire di paura? Sono io che l'avevo mandata a vedere, Altezza, per sapere se dovevo aspettare ancora molto. Ma chi sarebbe? È una mia allieva. Un giorno sarà una brava danzatrice e molto timida. Mi dici il tuo nome? Certo. Mi chiamo Kikuji. Sei di Hanamura, come Momoto? No. Sono nata a Nase, presso Tokyo. Ne hai fatta di strada, eh? Già. Io ho un'altra idea. Io credo che tu sia la sorella di quel samurai che ha mandato qui lo show. Hai avuto un bel coraggio a entrare qui, eh? Voi vi burlate di noi perché siamo due sciocche. E anche tu hai del coraggio, pare. Ma perché? Io non... E ne avrai bisogno, perché state sicure che vive da qui dentro non uscirete più. Prendetela, subito. Subito! Oh, ma noi non... Avanti, su! Come vi avevo detto, io ho dei potenti amici sul continente e Son, qui presente, è il valoroso comandante delle forze che essi mi hanno mandato. Tutte belle parole, ma io non sono altro che un capo pirata. Ma non voglio essere altro. Sediamoci. Questa non dà più noia. È morta. Così impara per un'altra volta. E tutti così i nostri nemici, compreso questo tale che è venuto da Tokyo. Oh, oh. Indietro! Arrivando quel samurai di Tokyo. Cosa? È venuto qui? Sì, è già entrato. Ma che impudenza. Dà l'allarme. Cosa c'è? C'è
C'è una spia mandata dallo Shogun. Lo dovete fermare a tutti i costi. Va bene. Grazie dell'accoglienza. Silenzio! Come vi siete permesso di entrare qui? Chiedo scusa. Mi sono dimenticato di farmi annunciare. Ma forse questo vi aiuterà a perdonarmi. È il sigillo dello Shogun. Sotome Mondonosuke, Samurari, la torre delle presenti credenziali dovrà indagare sulla situazione interna del Principato delle Ryukyu. Lo Shogun, Doi Nokami Tushikasu. Leggete voi stesso, Altezza. Lasciatemi, vi chiamerò. Sua Altezza non può parlare. Ci vuole uno. Non vi preoccupate voi. Andate. Sì. Ma Altezza, qual è il vostro male? Vi avvelenano? Cercate di resistere, Altezza. Da oggi non siete più solo. Sì, sale, subito. Entra, sì. Fischia. Subito, subito.
Chi sarà? Vediamo. Eccoli, scappiamo! Là, sono loro! Prendiamoli! Prendiamoli! Siete voi, Satoe? Voi avete invocato l'aiuto allo Shogun. Ebbene, lo Shogun si è degnato di mandare me ad aiutarvi. Ma allora siete il samurai? Sono solo l'inviato dello Shogun. E sono qui per fare giustizia. Scusate se ho sospettato di voi. Vi chiedo perdono. Oh, no. Sentite, purtroppo devo darvi brutte notizie. Voi avevate mandato dei messaggeri a Sassuma. Sono stati uccisi tutti e due. E vostro padre, che è qui, è vivo per miracolo. E se il principe ereditario è ancora sano e salvo, questo è solo merito vostro. Senza di voi l'avrebbero già levato di mezzo. Io non posso fare a meno di sentire la più sconfinata ammirazione per voi. Ma che ho fatto? Non siate modeste. E non continuate a fingere. Io so bene che Sua Altezza Fusamaru non è affatto pazzo. E la vostra idea di far credere che lo fosse per guadagnare tempo è stata geniale. Voi avete grazia e intelligenza insieme. E tu ricorda che un giorno diventerai il sovrano delle Ryukyu. E che un sovrano ha più doveri degli altri. E te ne accorgerai presto. Lo sai già. I tuoi occhi me lo dicono. Sì. Ci rivedremo presto. Fidatevi di me. Sì. Allora sei certo che in quel gruppo non ci fosse il samurai? Certissimo. Erano tutti plebei. Strano. Chissà cosa erano venuti a fare. Dammi la lettera dello Shogun. Ecco l'altezza. Sembrerebbe autentica. Ma se è autentica, e se lui è l'inviato dello Shogun, perché non è venuto accompagnato da un seguito? Invece che da quei pezzenti. Ah, sicuro. Però se lo è per davvero, bisognerà stare molto attenti, perché lo sappiamo tutti che cos'è la collera dello Shogun. Perché ridi? Perché rido? Rido perché avete paura. Non dovrei? Uno dei due inviati di Satsuma giace sotto una coltre di pietre. L'altro farà tutto quello che gli diciamo di fare. E allora dobbiamo avere paura di questo sotome da solo? Forse. Hirata è vivo. È arrivato poco fa in città. Cosa? Ne siete certo? È stato salvato da quel sotome. Ha delle ferite, ma non sono nemmeno gravi. Non ci credo. L'ho visto io coi miei occhi. Ehi voi, il palanchino. Vado alla reggia. Subito. Sì, signore. Il principe
principe Amawari vi invita ad andare da lui. E chi è Amawari? Il cugino del principe. Hirata, io vado da questo Amawari, voi restate accanto al principe. Siate benvenuto nel nostro principato. Vi auguro di cuore una felice permanenza. E io vi auguro che vostro cugino guarisca. E presto. Prego. Mi è stato riferito che voi rappresentate il grande shogun. Indegnamente. E la vostra missione quale sarebbe? Ora vi spiego. Io non sono venuto con una missione particolare. Sono venuto soprattutto allo scopo di distrarmi. Allora arrivate a proposito. Venite da me stasera. Sarò onorato di intrattenervi. Grazie. Avete preparato qualche sorpresa per me? E spero che vi piacerà. Mi piacerà senz'altro. Vi aspetto allora. A più tardi, Altezza. Allora, la prima squadra con me al palazzo del principe Amawari. La seconda squadra, invece, prima di tutto dal principe ereditario e poi subito alla reggia. Ulucao! Avanti! Sono Osako, samurai del principato di Satsuma. E perché vi trovate in questo luogo? Sono ospite come voi. Sua Altezza ha voluto che vi conoscessi. Oh, quale delicato pensiero. Allora, volete accomodarvi? Questa sorpresa non si farà attendere molto. Oh, avevo dimenticato. Avanti voi. Sì, sì, signore. Tacete! So che voi non avete colpa. Ma allora... Silenzio! Allora è questa la vostra sorpresa? No, è questa.
Pensateci bene, vi vorreste ribellare allo shogun? Sicuro. Traditore. Noi abbiamo sul continente chi ci potrà aiutare. Ora capisco. Sono stato un ingenuo a non immaginare una cosa simile. Sorella, tu sei pronta a morire? Sì, lo sono sempre stata. Anch'io, e non mi dispiace perché so di aver compiuto il mio dovere. Lo shogun ci vendicherà tutti, non dubitate. E tu, samurai, impara da queste due donne le leggi dell'onore. Tu, per la tua sozza avidità di denaro, hai tradito la tua patria e il tuo signore ed hai ancora il coraggio di farti chiamare samurai. È colpa tua se questi banditi hanno compiuto tanti misfatti. Ma il sangue delle vittime cadrà su te e sui tuoi. Ammazzatelo! Non farò solo la strada. Molti di voi mi accompagneranno. Adesso basta! Sotto! Sì, riconosco in voi un samurai. Padrone, il principe ereditario e la governante Satoe. Padrone, fate presto. Li ho visti che andavano, li ammazzano. Dove erano? Siete venuti subito? Li tengo a bada io. Va bene, vado. Venite, venite qui! Grazie, fate presto! Kikuji, Momoto, voi andate al palazzo reale. Va bene. Venite, Altezza, nascondiamoci. Eccoli là, fate presto! Avanti! Su, sfondiamo! Dai! 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 Dai!
altezza. Andiamo di sopra. Eccoli! Forza, Satoe. Sono andati via. Sì, per sempre. Ma il ragazzo. Eccomi, sono qui. Siete salvo. Siete salvo, altezza. Mio padre è salvo. Sì, è salvo. E vi aspetta per abbracciarvi. E sarà tanto fiero di voi. Voi lo credete? Satoe! Su, Satoe! 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 Coraggio, Irata, e siate fiero di vostra figlia. Ma ne sono fiero, infatti, ma questo non serve a diminuire il mio dolore. Piuttosto, una cosa io spero. Che la morte venga presto, misericordiosa, rendermi per riunirmi a lei per sempre. Satoe era tutto per me nella vita. Principe Fusamaru che è venuto a salutarci. E io sento che Satoe si trova ancora vicino a lui. Come a voi.